capite? Uno cammina davvero se la volontà oggi mi chiede il mio ideale, oggi mi chiede una cosa che un anno fa non me la chiedeva. Dunque nella Quaresima di un anno fa io non mi chiedevo certe cose, oggi sì me le chiedo. Ah, allora vuol dire che ho camminato lungo quest'anno. Se oggi invece la mia Quaresima non mi chiede niente di nuovo rispetto a quella di un anno fa, potrebbe essere che io in questo anno questo anno ho dormito, o magari ero in crisi, no? Quella crisi che non determina nessun cambiamento però, nessuna decisione. Capite? È importantissimo questo concetto, è molto semplice, che dice la legge della totalità, mente, cuore e volontà devono lavorare insieme. Dunque nuova verità, nuova attrazione, nuove esigenze, e però a questo punto cosa avviene? L'abbiamo già detto mi pare l'altra volta, che cammina anche l'io ideale. Capite? Nuova verità, nuova attrazione, nuove esigenze. Ecco, il cambiamento in cosa consiste? Il cambiamento consiste appunto nell'avvertire questi nuovi appelli. Mi capite? La persona sente, la motivazione spirituale è questa qui, un credente che sente che il suo ideale gli chiede sempre qualche cosa di nuovo e dunque gli chiede di cambiare. Gli impedisce di dormire, gli impedisce di stare lì a sbadigliare e gli chiede invece di camminare continuamente, dunque di cambiare. Dunque, vedete, la motivazione spirituale fondamentalmente è legata a questo, al tipo di rapporto che si stabilisce tra io attuale e io ideale. Quando questo rapporto è un rapporto, capite, dinamico, capite? Qui c'è nascosto il concetto di, in questo rapporto tra io attuale e io ideale, è nascosto il concetto di, dai, qualcuno dia una consolazione, è nascosto il concetto di, sì, e dunque di, giusto? E dunque di, è un cammino, vedete che, quando è che avviene questo dinamismo? Cammina l'io attuale, cammina anche l'io ideale. Quando avviene? Nel noviziato? No, speriamo di sì, perché no? Speriamo che cominci. Formazione permanente. Capite? Questo è il cammino continuo della vita. Il giorno in cui non c'è più questo cammino, capite, contemporaneo, si sposta, cammina l'io attuale, ma cammina anche l'io ideale, vuol dire che tu stai cominciando a morire. Non c'è formazione permanente, non c'è cambiamento. Dunque in fondo è il concetto di formazione permanente, perché è chiaro che questo è un cammino che dovrebbe non avere mai termine, dovrebbe continuare continuamente, costantemente, fino all'ultimo giorno. Ecco, la motivazione spirituale in fondo è questa. Allora uno che, capito, però non è solo l'amore di Dio, è così più o meno contemplato e goduto, ma è proprio questo, come un dialogo, ecco, questo è un dialogo sommesso che dovrebbe avvenire continuamente dentro di noi. In noi, cioè, c'è continuamente l'io attuale che dialoga con l'io ideale. L'io attuale, cioè la mia mente, l'intelligenza, la mia sensibilità, il mio cuore, la mia capacità di essere attratto da ciò che è vero, bello e buono. E terzo, la mia volontà. La volontà che vuol dire, ehi, traduci in pratica. Se c'è questo cammino, se l'io attuale si mette in questo atteggiamento, è evidente che l'io ideale si rivelerà in modi sempre nuovi, inediti. Per cui io avvertirò in continuazione l'appello a cambiare. L'appello a cambiare, la determinazione a cambiare. In ultima analisi è il mio ideale, che non è semplicemente che mi chiede di cambiare, che non è solo un cambiamento, è l'io ideale che si rivela sempre più vero, che vuol dire mi rivela sempre più chiaramente a me stesso, e questo è già una grande, è un grande traguardo, no? Una persona che ogni giorno della sua vita scopre qualcosa di nuovo di sé. La persona che in ciò che su cui riflette, che studia, su cui medita,
scopre aspetti nuovi del suo io ideale. Vuol dire che questa è una persona viva. Se no, a che senso ha che voi siete qui a studiare? Come dicevamo l'altra volta, lo studio che serve solo per l'esame, cioè inutile. Inutile, come la sofferenza è inutile, così c'è anche lo studio inutile. Tutta energia sprecata, buttata via. Se invece lo studio ti serve per scoprire sempre di più quello che tu sei e quello che tu sei chiamato ad essere, ah, quello è studio intelligente. E quello è studio anche più facile. Perché? Perché c'è tutto il tuo psichismo che va nella stessa direzione. E quelle cose che stai studiando con questo spirito non te le dimenticherai mai. Non è che le porti solo all'esame e poi, come fece quello studente, esce dall'esame di teologia universa con un pacco di dispense, trova lì il cestino della immondizia e muoia Sansone e tutti i filistei, butta tutto lì dentro. Finito! Ho finito! Capite? Che tristezza in queste sensazioni così di essersi liberati da una cosa che la persona sente come un peso, invece di viverlo come è la mia identità. Che per il credente sarebbe è la fede che comporta di essere studiata. La fede, come non si stanca di dire Benedetto XVI, non è nemica della ragione. Un dinamismo della fede è lo studio. Lo studio è un dinamismo tipico della fede. La fede chiede di essere studiata. La fede chiede di essere ragionata. Ecco, allora, quando c'è questo approccio, allora c'è il movimento globale di tutto l'essere umano. Lì dentro trovo la mia identità, qualche cosa che mi attira, perché uno non può non essere attratto da ciò che lo rivela a se stesso. E però al tempo stesso la volontà, ecco, intravedo come vivere in concreto, come tradurre in pratica tutto questo. Allora, è chiaro, capite che in tutto questo non c'è solo un appello a cambiare, c'è anche un mistero nuovo da contemplare, un'attrazione nuova da gustare, da godere, perché nella nostra vita ci deve essere un equilibrio tra gratificazione e rinuncia. È un equilibrio importante, io non posso la mia vita viverla solo come rinunce. A un certo punto, altro che burnout viene fuori, è nervosismo, è frustrazione, ci vuole un equilibrio. Il problema è vedere dov'è la mia gratificazione. Quando l'io cammina così, ecco, vedete, qui c'è una persona che ha imparato a godere del suo io ideale. Gode di questa, come rivelazione, contemplazione, di questa attrazione che avverte progressivamente dentro di sé. Allora qui è motivato a cambiare. Vedete, in ultima analisi, la motivazione è determinata dall'amore, in fondo. E la vita che diventa un processo di formazione permanente, senza un limite. Tutta la vita, un appello continuo a camminare in questa maniera, alla luce della legge, non dimenticatevi il nome, la legge della totalità. Altrimenti, quando non c'è questa totalità, vuol dire tutte e tre le strutture che funzionano, avremo la mente che va per conto suo, intellettualismo, il cuore che va per conto suo, sentimentalismo, la volontà che va per conto suo, volontarismo. Magari anche con su prospettive positive, no? Non so, la volontà di chi vuole arrivare alla perfezione, dunque si riempie la sua vita di decisioni radicali, coraggiose, però se la volontà non è aiutata dal cuore e dalla mente, è una volontà che dura poco, è volontarismo, moralismo. Così pure se il cuore pretende costruire la sua vita spirituale solo sull'attrazione del cuore, però senza collegamenti con la mente, con la verità e con la volontà, è solo sentimentalismo. Oppure l'intellettualismo, ecco, sono gli ismi che indicano il contrario della legge della totalità. Il grande segreto della formazione è favorire questi cammini che avvengono nella totalità, rispettando il principio della totalità. Bene, questa era la motivazione spirituale. Abbastanza chiaro?